Allora, eccoci qua con il mio post workout. Da come vedete sul tavolo ci sono tutti gli ingredienti. Ve li faccio vedere, sì, c'è un caos. Allora, prima di tutto vado ad utilizzare un panetto di questo tofu qui dell'Amo Essere Biologico Fior di Natura. Sapete che mi piace molto questo tofu e all'incirca un panetto è 120 grammi. Poi, quindi, il primo step, allora togliamoci un po' di cose davanti. Vado a pesare, sì, qui ho messo il tofu. Vado a pesare 30 grammi di fiocchi d'avena naturali. Sì, voglio fare il tofu impanato e al forno. Mai fatto, raga. 30 grammi. Facciamo 40, che non lo so, sincera, vado un po' a occhio di solito. Quindi, anche l'avena fatta. L'ultimo step invece è quello lì dell'albume che vado a pesare 30 ml, che ce ne vuole davvero poco. Ok. Possiamo togliere anche l'albume. E come spezia, visto che comunque non vado ad utilizzare sale, vado ad utilizzare la curcuma in polvere che con il tofu mi fa impazzire. Vado ad aggiungere un bel po' di curcuma. E già si sta liberando il tavolo. Allora, dopo vabbè vado a mischiarlo. La bilancia non ci serve più. Vado a tagliarlo a striscioline. Raga, è un esperimento anche per me, oh. Sicuramente non so neanche i tempi di cottura, sincera, però sicuramente non ci vuole molto rispetto tipo al petto di pollo. Ok, eccolo qui, oh. Vado a... qui tanto dopo pulisco il tavolo e quindi vado a fare lo stesso procedimento, quindi tofu nell'albume con i fiocchi. Non so cosa ne uscirà. Sono un po' spaventata. Infatti penso che abbiamo messo un po' troppi fiocchi, ma vabbè. Quindi voi fate tipo 20 grammi di fiocchi, 30. Perché comunque non si attaccano bene come tipo il petto di pollo. Spero almeno che non è stato un epic fail, sincera. Ecco qui il nostro tofu. Sì, io forse rido per non piangere. Vabbè. Vabbè, raga, io dopo, visto che comunque è avanzato l'albume, mal che va questi fiocchi le cuocio con un po' di albume e faccio tipo una frittata così, giusto per consumarli.
Quindi ragazzi, adesso vado a metterlo in forno, in forno a 180 gradi, all'incirca metto il timer 20 minuti, poi li controllo un po' ad occhio e vi faccio sapere. E io nel frattempo ritorno in cucina e vado a preparare il minestrone, quindi faccio il mio contorno di verdure, semplicemente prendo il mio classico minestrone, lo cuocio con l'acqua, aspetto che cuocia, scolo e mangio. Visto che comunque i fiocchi avanzati ne erano un bel po', ho aggiunto altri 100 ml di albume, poi dopo vabbè mischio, quando è pronto il minestrone cuocio questo. Allora, scusatemi per le mie bellissime, bellissime condizioni, ma vabbè, non ci fate caso. Alla fine, raga, l'ho fatto stare in forno mezz'ora. Assaggiamo, eccoli qui, però, che bellini. Molto più piacevole, mi piace. È molto molto buono e piacevole. Poi nel forno potete aggiungerci anche l'olio. Io non l'ho aggiunto perché comunque il tofu ha i suoi grassi, quindi mi devo anche regolare in base ai miei macros giornalieri. E poi raga, sulla verdura ho voluto aggiungere giusto proprio un goccio di olio che dopo devo anche girare. Buon appetito e sto aspettando anche la mia frittata di avena e albume che dopo vi mostro. Comunque raga, bellissima pizza margherita. Sto scherzando. Comunque raga, molto buono perché mi sono pulita al fondo della padella. Buono, buono, buono. Così ci prendiamo anche una bella fonte proteica. Eccola qui. È buonissima comunque.